Video editing. Come si realizzano i filmati e soprattutto oggi spiegheremo come si fa il montaggio di video editing. Innanzitutto andiamo a spiegare che cos'è il video editing. Video editing è detto anche montaggio video digitale, oppure può anche essere chiamato semplicemente montaggio digitale. Viene definito non linear video editing o non linear editing. Si tratta di un sistema di montaggio video che consiste nell'acquisire delle sequenze di video, immagini e suoni attraverso processi di digitalizzazione e nell'elaborarli attraverso il computer. In passato, invece, si operava direttamente sulle fonti originali, quindi si parlava di montaggio lineare. Ma che cos'è il montaggio? Sicuramente il montaggio è una delle fasi essenziali del video. Durante il montaggio, che appartiene alla fase della cosiddetta post-produzione di un filmato, il materiale disponibile è visionato, analizzato e ricomposto in base alle esigenze narrative, strutturali, ritmiche ed espressive. La composizione avviene attraverso dei tagli e per mezzo dei unioni, con attrezzature un tempo meccaniche, per esempio la moviola, adesso informatiche, per esempio le workstation o software per il montaggio. Si dispongono le singole inquadrature nell'ordine narrativo previsto dalla sceneggiatura. Si tratta del montaggio di scena. Adesso segue il montaggio del suono, che si occupa della rielaborazione dell'audio e delle sue diverse tracce. Un software che ci permette di realizzare queste operazioni è Windows Movie Maker, che si può scaricare seguendo la procedura che adesso vi andrò ad andiamo sul blog mariapapagni.blogspot.com. Quindi si va a cercare all'interno del blog il post intitolato Video Editing con Windows Movie Maker. In fondo al post c'è questo link, doppio clic. Windows Essential 2012. Vi si aprirà una cartella di Drive all'interno della quale è presente questa risorsa. Anteprima non disponibile, a noi non serve l'anteprima, andiamo a scaricare. Quando questo avviso ci informa che è impossibile effettuare la scansione antivirus del file, state tranquilli, non è perché il file sia rischioso, ma perché è corposo, è un po' pesante e quindi il sistema non riesce. Noi scarichiamo. Dopo aver ugualmente. effettuato l'installazione guidata, si potrà aprire la risorsa. La schermata iniziale di Movie Maker è la seguente. Adesso vi faccio vedere delle operazioni essenziali per iniziare ad operare con questo software. Si tratta di caricare delle immagini e dei filmati. Andiamo a scegliere delle immagini da caricare. Adesso sto prendendo le immagini di un progetto che ho realizzato in precedenza con LittleBits. Dopo aver caricato le immagini, possiamo andare ad effettuare i tagli. I tagli sono essenziali per cercare di ottenere un lavoro più pulito. Proviamo ad esempio a mandare questo video. Posso decidere che il taglio che mi serve sia in questa posizione, quindi voglio farlo partire da questo punto. Vado su Modifica, Dividi. Sarà effettuato un taglio nella timeline, quindi tasto destro, rimuovi. Il video partirà dal punto che abbiamo scelto. Esempio c'è quest'altro punto che è un fuoricampo che non va bene, mentre questo va bene, quello successivo no, quindi vado qui e vado a fare un altro taglio. Rimuovi. Vediamo se adesso il filmato va bene. C'è ancora un pezzetto che non va bene e vado a tagliarlo. Dividi, tasto destro, rimuovo. Adesso che ho realizzato il mio mini filmato, vado a togliere l'audio che è in sottofondo andando in questa schermata, modifica, volume video, tolgo completamente l'audio e vediamo che cosa ottengo.
Questa è la copertina, questo è il filmato. Dove prima c'era l'audio, adesso è stato rimosso. Potrebbe andare bene, ma si può fare di meglio. Per esempio, vado a modificare la luminosità, visto che questo filmato è un po' scuro. Vado in effetti visivi, scelgo luminosità e vado a dare un po' di luce. Vediamo l'effetto. Già va meglio. Adesso andiamo ad inserire un titolo. Andiamo in home, titolo, macchinina telecomandata. Andiamo ad inserire un'animazione. Scelgo questo effetto, vediamo in anteprima che cosa viene. Già molto gradevole. Vado adesso a modificare il carattere, quindi seleziono sempre dalla schermata home, scelgo un carattere differente, lo ingrandisco leggermente, gli metto un 55, vediamo se può andare bene, lo allargo un po', vediamo l'effetto. Bello, futuristico. Adesso vado a mettere una transizione. Vado in animazione, la seconda voce del menu, e vado a scegliere un'animazione. Per esempio questa. Vediamo l'effetto. Adesso inserisco una didascalia, quindi vado in home, scelgo didascalia e metto la didascalia che ritengo di dover inserire. Vado a scegliere la scalia, vediamo l'effetto, ingrandiamo leggermente, così è più visibile, e vediamo se va bene. Già potrebbe andare bene. Adesso andiamo a mettere i riconoscimenti. In questo caso vado a scrivere che questo lavoro è stato svolto da me e mio figlio. La transizione. Quindi vado ad esportare, salva filmato ed esporto. Gli do un nome significativo e lo salvo. E con questo è tutto. Se vi è piaciuto il filmato scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.